Io sono la quarta volta che vado ed è dal 2000, la prima volta sono andato nel 2005, quindi sono passati 8 anni dalla prima volta. Ho fatto 2005, 2009, 2012 e quest'anno resta la quarta volta, 2013. No, no, la prima volta è stato un salto nel buio. La prima volta poi era anche una situazione nel 2005, non c'era il governo nel paese, era una situazione sociale molto pesante. Per cui era un salto completamente nel buio ed è stato abbastanza difficile. Sono stato anche oltre un mese. Devo dire che dopo invece le volte successive non sono stato così tanto, però ero già un pochettino preparato e qualche miglioria dal punto di vista proprio esterno e anche delle strutture, grazie devo dire prevalentemente all'aiuto che sono arrivati da qui dall'Italia. Lì devi avere una grossa dose di, come dire, di saperti adattare alla situazione locale che non tanto dal punto di vista sociale quanto dal punto di vista umano. Ti trovi di fronte delle situazioni proprio di degrado ma anche di povertà assoluta. Mi ricordo l'anno scorso io e un altro medico siamo andati a visitare una paziente in una capanna fatiscente dove circolavano anche gli animali domestici, non c'era il fondo e questa aveva un ascite spaventoso, un ascite vuol dire che c'aveva dell'acqua nella pancia ma di dimensioni mostruose. E parlandone con i familiari, abbiamo scoperto che quella situazione durava da almeno 2 o 3 anni. Per cui quello che ti colpisce è proprio l'estrema povertà, perché di degrado non si può forse neanche parlare, proprio l'estrema povertà di tutto, delle strutture, di tutto, della mancanza di proprio materie prime. Io vado giù adesso, vado giù per ritrovare un pochettino sia il personale infermieristico che c'è lì, perché lì a Montrouge c'è un ambulatorio, un dispensario della parrocchia che è gestito da due infermieri professionali che fanno dei corsi in capitale e che hanno il supporto medico occasionale di medici che vengono lì 1 o 2 volte alla settimana o anche meno. Io il mio compito è di andare giù un pochettino a praticamente svolgere l'attività di medico ambulatoriale di primo livello, sia nel dispensario, sia nelle capanne, nelle case dei pazienti che non sono ambulabili. La difficoltà maggiore era la povertà dei mezzi a disposizione. Noi lì visitavamo con il materiale che veniva inviato qui dall'Italia e basta, ma di strumentazione non c'era assolutamente niente. I farmaci arrivano perché arrivano dalla capitale e anche dall'ospedale lì vicino di Jarabel, per cui non è un problema di farmacologia quanto un problema di strutture che sono totalmente assenti e di personale, perché anche lì la parte medica è lasciata alla presenza di volontari italiani, o prima c'erano anche medici cubani che si rendono disponibili magari in questi anni ad andare giù con una certa rotazione. Perché lì abbiamo visto che ci sono molte malattie neurologiche, soprattutto nei bambini. Potrebbe essere qualcosa legato all'alimentazione, alla carenza di qualche cosa, per cui l'intenzione, parlandone anche con altri colleghi, era di fare proprio magari un semplice iniziale screening di massa con degli esami di laboratorio molto banali. Per adesso io vado magari a preparare il campo perché bisogna preparare le persone, bisogna preparare il personale infermieristico e dopo non è escluso che se riusciamo ad ottenere tutte le varie componenti che servono per questo andiamo giù in un secondo tempo a farlo. E in poche parole è difficile
sintetizzare in poche parole la sua figura. Io lo conosco da, penso, 45 anni, da quando ero studente alle scuole medie, neanche al liceo, alle scuole medie di Tradate. Dopo, con lui ho fatto tutto il percorso, è lui che mi ha sposato, eccetera. Lui se n'è andato dall'Italia dall'89, ma siamo sempre stati abbastanza in contatto. I primi anni nel Perù, sono andato anche in Perù a fare più che altro il turista. E diciamo, in tutti questi incontri, in queste lettere che ci siamo scritti, o anche nei contatti che ci siamo parlati visivamente, quello che emerge è la sua enorme capacità organizzativa, secondo me, e lui è in grado di prendere dal niente una struttura come poteva essere Haiti, perché quando è arrivato lui nel 2003 mi diceva non c'era assolutamente niente, e ha una progettualità infinita, che non riguarda solo la sua parte specifica di competenza, diciamo, ma riguarda tutta l'attività sociale di un popolo. Parlo dell'istruzione, parlo della sanità e parlo di tutto il resto, perché parlandone nelle serate che eravamo là ad Haiti con lui, lui era metodico nell'organizzare tutto, sia la formazione dei professori, sia gli incontri con i genitori, sia col personale sanitario, ma sapeva dove doveva andare, qual era il punto finale del progetto. Quello che mi colpisce di più di tutto di lui è la estrema duttilità e l'estrema ampiezza dei suoi progetti, ecco.